partecipazione per la 28ª edizione del Cimento Invernale di Roano, con 142 temerari, tra cui il giovane Davide Tosi, novarese di 8 anni, pronti a tuffarsi ad una temperatura esterna di 10 gradi e di 15 gradi in acqua. 3, 2, 1! Ci siamo del grande cimento invernale, un modo bello per salutare il vecchio anno ed augurarci un felice 2015. Quest'anno ho fatto di tante manifestazioni a Roano, grande capodanno con il DJ di Radio DJ e il rapper Ensi, e poi i tradizionali fuochi il primo dell'anno alle 6 di pomeriggio. Gelida! È come ravvivare tutto l'organismo. Bella! Bene, si sta da Dio! È bellissimo oggi, come anche l'altro ieri ad Alassio, uguale. Quindi lei partecipa a vari cimenti? Sì, sono 3 anni e mezzo e sono contentissima di farli. Grazie! Posso, come dice? Io, 86 del 28. No, sa quanti anni che li faccio? Quindi ecco, di Genova. Vabbè, adesso. No, io sono un po' di anni, ho molti anni meno di lei, però sono anni che li faccio e si sta veramente benissimo, da Dio. A dare prova di grande abilità quest'anno anche il gruppo dei soccorritori che dopo la simulazione sono prontamente intervenuti per trarre in salvo un cimentista non vedente in difficoltà nel rientro a riva. Tra i veterani di questo appuntamento evento i premiati più maturi, Elena Gerhardt, genovese di 86 anni, e Salvatore Rombardo, cerealese classe 1930. Sì, il cimento oggi è una bellissima giornata, una cartolina per questa riviera, per questa città che fa onore ai nostri concittadini, ai nostri turisti. Il cimento è inserito in un arco di manifestazioni iniziate il 7 dicembre che finiranno dopo il giorno dell'Epifania. 40 appuntamenti per tutte le età, per tutti i gusti, cultura, sport, turismo, musica sacra, dove ogni mese dell'anno hai qualcosa da fare. Non potevo mancare, fino a 2 ore fa ero a casa purtroppo con l'influenza, ma non volevo mancare a questo bellissimo appuntamento. Guardate quanta gente, insomma, veramente quando capisco tutti questi nostri turisti che partono da Piemonte e Lombardia per venire a godersi questo sole. Si sta troppo bene oggi,